Noi di carta numero 0 siamo con Eugenia Munari, Cinzia Cizzi. Professione? Cantante, pianista, insegnante anche. Da dove venite? Io da Roma. Io sono abruzzese ma vivo a Roma da 30 anni, anche più. Suonate insieme? O vi conoscete? Sì, da... spessissimo suoniamo insieme, sì. Dunque. Siamo anche amiche. Sì, siamo anche amiche. Da tanti anni. Che non guasta, infatti. Dunque, una domanda tanto così a bruciapelo. A Eugenia, ti fai colonne sonore? Per caso canti nel cinema? Io non canto nel cinema, mi piacerebbe cantare nel cinema. Ti riferisci a questo progetto? Sì. No, questo è un progetto, non è stata una mia idea, insomma, un progetto di prendere tutte le canzoni che sono entrate a far parte del repertorio jazz, i famosi standard, che però nascono da film o da musical. Prima no, c'erano i musical, no? Come Funny Face e da lì, come How Long Has This Been Going On, è nato prima dal musical e poi l'hanno fatta poi in altri film come Now Midnight, eccetera. Quindi in questo progetto faccio queste canzoni che provengono da film, quindi colonne sonore, diciamo. Okay. Però io faccio anche altre cose, ecco. Cosa fate nella vita? Cioè, come cantanti, che generi esibite? Che tipo di musica fate, oltre al jazz? Vuoi che rispondo io o ci iniziamo? Io ho sempre fatto jazz, veramente, perché ho cominciato così nei locali, nei jazz club, fine anni 70, inizi anni, fine anni 70, i primi degli anni 90. E niente, poi, insomma, ho sempre suonato jazz, questa musica, insomma. Ho cominciato con il jazz tradizionale, poi, insomma, ho cercato di andare avanti, comunque, sai, questa è una musica che devi sempre continuare a studiare. Poi da una decina d'anni sono entrata al conservatorio, per cui questo l'insegnamento, diciamo, mi ha, è diventato un momento insomma, abbastanza importante, mi porta via tempo, ecco, non è che faccio più la musica, posso fare più la musicista a tempo pieno come in passato. Io invece il mio esordio è nato insieme alla musica leggera. E la musica leggera è italiana. E poi, siccome io provengo da Napoli comunque, e provengo da una famiglia di musicisti, e giustamente mio nonno da piccola mi insegnava le canzoni napoletane, quindi all'occasione faccio anche le canzoni napoletane. E poi mi sono anche specializzata nel repertorio brasiliano. E diciamo che il jazz è venuto successivamente al Brasile, diciamo, che poi si amalgamano molto bene, si amalgamano bene questi due generi. Sì. Beh, da quando, insomma, la musica brasiliana da un certo punto in poi nella storia del jazz ha influenzato la storia del jazz. Cioè, prima i ritmi latini e poi dopo la musica brasiliana, quindi è diventata, insomma, c'è stata questa fusione che ormai è totale. Molti jazzisti fanno musica brasiliana. Sì, 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 beh, la puoi fare in stile, proprio in stile come brasiliana, oppure la puoi, insomma, diciamo, unire a tua cultura, ecco. Esatto. E io la bossa nova l'ho vista anche nelle canzoni napoletane in qualcuna. Ci sta bene. No, i ritmi latini, qualunque cosa fai con i ritmi latini funziona. Sì, sì. Ma infatti. Con chi mi piacerebbe suonare? Una domanda un po' curiosa. Non lo so, guarda, io devo dire che in passato sì, insomma, ho avuto delle opportunità di accompagnare, non so se ero in grado di farlo, comunque è successo, insomma, dei musicisti della storia del jazz, è stata un'esperienza incredibile, insomma, ero giovane. E adesso non lo so, cioè, perché sai, non è tanto con chi suoni il nome, ma è, insomma, suonare con qualcuno con cui ti trovi bene, certamente ci sono dei grandi musicisti, però è importante poi cosa si crea al momento, cioè se c'è
si riesce con quel musicista anche bravissimo a creare insomma, non soltanto dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista umano, allora è questo, cioè, dovesse capitare, insomma, ci sono tanti musicisti, ma insomma, ormai in tutti i campi che insomma, per carità, che io ammiro, che stimo, poi non lo so, adesso con più mi piacerebbe, insomma, poi subentra anche la maturità, per cui non lo so, insomma, se non c'è una motivazione particolare, suonare con forse più un giovane si fa questa cosa più, insomma, questo desiderio più giovane. Giovane. Beh, insomma, gli uomini che hanno natura, comunque siamo tutti dipende dallo spirito. Io con chi sono un po' come Cinzia, diciamo, la stessa idea, cioè ci sono tanti musicisti bravi, bravissimi, quindi non so, io più che altro dove? Dove mi piacerebbe stare? Allora rifaccio la domanda. Dove mi piacerebbe suonare? Beh, io a me piace cantare nei teatri, soprattutto, no? Perché lì mi sento a casa mia, cioè proprio mi sento a mio agio, in un teatro. Mi piace, poi mi piace il contatto con il pubblico. Quindi, piacerebbe. In America, in Brasile, basta che siano teatri, in Giappone, come si chiama quello famoso New York? Carnegie Hall. Carnegie Hall sarebbe male, insomma, no? Con Cinzia. No, io diciamo più che mi piacerebbe di nuovo frequentare certi ambienti stimolanti dal punto di vista proprio della ricerca, perché ci sono degli ambienti più stimolanti che in Italia. Indubbiamente sotto tutti i punti di vista, poi soprattutto per i giovani, però certo mi piacerebbe avere l'opportunità di poter andare nei paesi dove la musica è rispettata maggiormente, perché qui in Italia la musica è assolutamente discreditata, io questo lo posso dire sotto tutti i punti di vista, quindi c'è una, diciamo, non sono rappresentate tutte le musiche, c'è talvolta un inquinamento acustico che non viene denunciato. Io questo, scusami, lo voglio dire perché, non so, vai per esempio al mare oppure vai al supermercato, io non ho voglia di sentire determinate cose che magari, cioè, non fanno parte delle mie vibrazioni, perché invece c'è queste cose che devi ormai, quindi anche questo, sai, non va neanche bene, tanto più quanto diciamo, i mass media non rappresentano democraticamente tutti i generi musicali come dovrebbe essere. Allora, se fosse così, tanto, beh, questa cosa non piace molto, non so in altri paesi, perché so che c'è il mercato ovunque nel mondo, quindi ci sono queste contraddizioni, però stando anche nel conservatorio, vedendo i sacrifici che fanno dei giovani che poi non hanno niente, insomma, no, non va bene, e non c'è neanche lo stimolo, perché c'è questa oppressione che non si sa cosa si fa, quindi capisci, quantomeno in altri posti se c'è un po' più di stimolo, qualche diciamo speranza, qui insomma non so, io vedo questo, poi non voglio essere pessimista, però un po' di verità in quello che dico penso che ci sia, quindi mi piacerebbe frequentare sicuramente anche giovani, mi piacerebbe che anche i giovani che hanno un talento soprattutto potessero avere l'opportunità di confrontarsi con le realtà che meritano. Questo soprattutto, io insomma, diciamo, la mia parte l'ho fatta, per carità, non è che spero di continuare, mi sento sempre una principiante, però insomma me lo auguro più per i giovani, però anche per me, insomma. Ma a me piace tutta la bella musica, bella per me, voglio dire, cioè tutto ciò che mi trasmette qualcosa. Cioè, mi piace molto anche il repertorio di Bacharach, mi piace molto il repertorio, anche qualche canzone, cioè di Michael Jackson, che ha scritto delle bellissime canzoni, appunto napoletane, brasiliane, però tutto ciò che mi trasmette qualcosa. Io devo cantare, canto le cose che mi piacciono, non perché l'ha fatto quello o perché no, cioè quello che mi dà un'emozione, no? Che mi trasmette. Lei è globale, sempre stata globale. Sì, no, veramente, io sempre fatto. Sì, la musica napoletana, il jazz brasiliano. Sì, no, perché io ho un po' meno esperienza in alcuni campi, proprio non ho avuto l'opportunità. Vabbè, ma non totalmente è non è capitato, non l'ho cercato, quindi insomma diciamo sono un po' più
diciamo, ristretta da questo, meno globale sicuramente di lei. Vabbè, ma non è un fatto negativo, no, scelta, per carità, no? No, ma meno male che siamo anche diversi, no? Cioè, non dobbiamo mica essere tutti con stampino, è anche giusto, che qualcuno è più portato per determinate cose, è giusto, abbiamo la musica, poi è un'arte talmente diretta, con le vibrazioni, è talmente forte anche come arte, ecco perché dico andrebbe rappresentata, perché per esempio se non si rappresentano altre arti, insomma c'è anche la musicoterapia, musicoterapia, e quindi io penso che insomma ognuno deve avere, siccome dà tanto, la può dare tanto, la musica può guarire anche, e allora bisognerebbe insomma dare l'opportunità, bisognerebbe che i media un po' aprissero, non c'è, c'è un po', non c'è democrazia. Dobbiamo crearla noi, ma è quella musica, la musica in genere, la musica fa bene, proprio veramente terapeutico a chi la fa e a chi l'ascolta, sì, no? Sì. Proprio fa bene. Sì, sì. Per me è terapeutico proprio. No, è un'arte superiore, ovviamente, che andrebbe anche. Ma tutte le arti in genere. Sì, ma la musica è diretta, perché c'è proprio la vibrazione, quindi anche la pittura, la vibrazione, anche il libro, la poesia, però le vibrazioni musicali insomma, toccano le corde, sì, toccano sono proprio dirette, quindi c'è un'influenza anche se non, cioè il quadro lo devi vedere, la musica anche se ti viene, insomma, a maggior ragione chi la coltiva, quindi insomma diciamo più sensibile a determinate vibrazioni, quindi questo. Beh, sì. In effetti queste famose vibrazioni spesso mi emoziono quando canto. Vabbè. Mi ha visto, a volte mi commuovo proprio. Perché, proprio perché toccano delle corde, no? Sì, dentro sì. Di noi, dal profondo. Poi anche il canto, no? Cioè nasce proprio da dentro, no? La voce. Sì, sì, sì. È un fatto umano proprio, no? Di umanità, sì. Ecco. E qui a Lucca come siete definite? A Lucca Jazz Donna? A Lucca Jazz Donna. Come ci siete definite? Io ho contattato Patrizia Landi, e ci siamo parlati al telefono, e le ho proposto questo progetto, e a lei sto semplificando insomma, perché non è stata proprio un detto fatto insomma, no? E quindi a lei è piaciuto questo progetto, ecco, poi conosceva già anche Cinzia, e quindi eccoci qua, siamo molto contenti di esserci. È la vostra prima volta? Io ero venuta anni fa, parecchi anni fa, sì, avevo partecipato, quindi insomma sono molto contenta di sapere che la cosa va avanti, ho seguito poi la rassegna, molto interessante, quindi insomma, e poi anche la promozione diciamo delle donne, adesso non voglio minimamente, però è così, è un dato di fatto, ci vuole, è necessario, per cui ben venga insomma. Ultima domanda, progetti futuri? O in cantiere? Rifare questo progetto, questo qua, proporre perché piace questo progetto, piace a noi e piace agli altri, proprio portare avanti questo progetto in altri teatri. E continuare a non staccarmi mai dalla musica, fare, produrre ogni tanto qualcosa, e, insomma, così continuare a studiare, continuare a nutrire entusiasmo sempre. Grazie. Prego. Prego. Grazie a voi.